Amici Tech Android, benvenuti. Oggi scopriamo insieme il nuovo HTC M9 che hanno presentato da poco e scopriamo subito le dimensioni, che sono di 144,6 x 69,7 x 9,61 mm di spessore, e il peso è di soli 157 grammi. Diciamo che è veramente leggero. Il display è un 5 megapixel con risoluzione Full HD da 1080p. All'interno troviamo un processore Snapdragon 810 octa-core da 64 byte, che viene sfruttato completamente dalla nuova versione di Android installata all'interno, che è appunto Android 5.0 e Lollipop. Troviamo lo slot per la micro SD, connessioni 2G, 3G e 4G LTE, memoria interna che è da 32 GB e con RAM da 3 GB. Questo ultimo HTC M9 ha anche l'espandibilità tramite micro SD, quindi supporta micro SD fino a 128 GB. Per quanto riguarda il GPS, troviamo sia la possibilità di sfruttare appunto il GPS che il GLONASS, che è il sistema satellitare russo. E troviamo all'interno i soliti sensori, che sono quelli di prossimità, ambientali, l'accelerometro o il giroscopio, e il sensore magnetico e i soliti sensori, che sono NFC. E come connettività troviamo il Bluetooth 4.1 e insieme al Wi-Fi, che è un 802.11, che supporta sia le frequenze a 2.4 GHz che 5 GHz. Interessante anche l'audio, che è stato migliorato grazie all'HTC Born Sound, che sfrutta la tecnologia Dolby Audio. E andiamo a scoprire subito la fotocamera posteriore, che è da 20 megapixel con autofocus e registra video fino a 4K, e fotocamera anteriore, che è in grado di registrare delle ottime foto e video, sfrutta la tecnologia ultra pixel. La batteria è da 2840 mAh e garantisce un'autonomia di circa 25,4 ore. E scopriremo maggiori dettagli nella recensione che effettueremo nei prossimi giorni. Per oggi è tutto, continuateci a seguire sul nostro sito www.techandroid.it e sul nostro canale YouTube. Grazie a tutti per averci seguito. A breve le novità da Samsung.